Buongiorno a tutti, iniziamo questa nuova puntata con la sezione abituale nominativi fritti e mappamondi. E, decidiamo di realizzare una carta geografica su una porzione della stessa regione che stiamo rappresentando. Supponiamo che una porzione del suolo dell'Inghilterra sia stata livellata e levigata e che in essa si tracci una precisa carta dell'Inghilterra. Supponiamo ora che la somiglianza tra il suolo e la nostra carta sia esatta in ogni dettaglio. Una carta dell'Inghilterra precisa fino al più piccolo dettaglio che occorre sulla superficie dell'Inghilterra sarà contenuto nell'Inghilterra stessa. L'assoluta esattezza della rappresentazione di un oggetto da parte di un altro implica il problema dell'identità nella diversità. La nostra carta dell'Inghilterra contiene un particolare infinito sviluppo di un tipo speciale di identità nella diversità. La mappa, per essere completa, deve contenere una rappresentazione di tutti i suoi contorni e contenuti, tra cui la carta stessa, e così via all'infinito. Dobbiamo supporre ora che lo spazio occupato dalla nostra carta sia infinitamente divisibile, anche se non necessariamente continuo. Quello che voglio evidenziare è che se il mio esatto osservatore, guardando nel dettaglio la carta, trovasse un'ultima carta che non contenesse ulteriori rappresentazioni dell'oggetto originale, la carta realizzata sarebbe imperfetta rispetto alla richiesta da cui siamo partiti. Josiah Rolls-Royce, The World and the Individual, The Macmillan Company, 1899. Bene, partiamo con la nostra puntata odierna. Il nostro ospite di oggi è Giampiero Dalai e con lui parleremo di analogia, che è un argomento che abbiamo affrontato insieme in più situazioni. Mi sentite tutti? Sì, forte e chiaro. Buonasera a tutti. Molto bene. Buonasera Giampiero. E allora oggi, come dicevamo, parleremo di analogia. E l'analogia è un concetto, appunto, per noi fondamentale e che consideriamo alla base della sinsemia, poi vedremo nel dettaglio discutendone oggi. In particolare, per analogia intendiamo un tipo di relazione tra elementi di due domini diversi. In particolare è una relazione tra gli elementi di un dominio usata per spiegare la relazione tra gli elementi di un dominio ignoto. Per dire, io uso il dominio della vasca da bagno o della scrivania, poi vedremo, per rappresentare la struttura delle cartelle del computer. E quindi è un collegamento tra domini diversi. E in particolare, come dire, questa relazione può costituire una base di quello che nelle puntate precedenti abbiamo chiamato reference frame, ne avevamo accennato. Oggi andiamo proprio in dettaglio su questo aspetto. La prima analogia che affrontiamo è quella di Jérôme Lejeune. Giampiero, magari se vuoi fare un quadro te di quello che è e di che caratteristiche ha, perché le analogie appunto hanno diverse caratteristiche possono, e soprattutto diverse funzioni. In base alle funzioni si comportano in maniera leggermente differente. Di fondo, però, un punto forte è che l'analogia, essendo una relazione tra domini diversi, non è una relazione di identità, nel senso l'analogia perfetta è l'identità, ma essendo appunto un'analogia e quindi implicando una relazione tra domini differenti, questa identità non si realizza mai, quindi l'analogia è intrinsecamente sempre sbagliata. Prego, Giampiero, raccontaci un po' questa immagine di Sì, ragione. Vai.
Sì, allora diciamo che questo schema, questo diagramma fatto da Jérôme Lejeune, che è era un medico francese che è vissuto nel Novecento, insomma, e che è stato lo scopritore della trisomia 21, quella che comunemente viene chiamata la sindrome di Down. Quello che lui cercava di capire nei suoi studi è quale fosse la causa dei sintomi di questa trisomia 21, a parte la componente genetica che lui stesso aveva capito, isolato e pubblicato, ma che cosa fosse che creasse tutta quella sintomatologia di problemi di salute che colpiscono le persone con la sindrome di Down. E la sua ipotesi era che ci fosse un qualcosa di non perfettamente funzionante nel metabolismo cellulare delle persone con trisomia 21, e quindi nei suoi studi ha cercato di mappare tutte le quantità di più possibile, più che ha potuto, quantità di metaboliti, che sono delle molecole, nel sangue dei bambini con sindrome di Down. Ora, questa analogia, dove si basa l'analogia, insomma, con questo sistema? Lui ha creato questa sorta di macchina meccanica, questo afflato ottocentesco, insomma, di creare macchine con pulegge, ghiere, eccetera, per rappresentare un sistema biologico che è quello del funzionamento, insomma, del metabolismo di una cellula. Ha presentato poi questo schema a una conferenza a Mosca nel 78, dove ha spiegato, insomma, quello che era il suo intento nel creare questa macchina, ovvero quello di, come dire, autoaiutarsi nel cercare dove questa macchina non funziona, ovvero dove il metabolismo della cellula, insomma, non funziona come dovrebbe nelle persone con sindrome di Down. Quindi diciamo che tutto l'insieme delle ghiere, delle pulegge, che sono i metaboliti, gli enzimi che le trasformano, eccetera, crea, come dire, analogicamente l'idea di un calcolatore umano che deve funzionare alla perfezione perché tutto giri correttamente. Quando questo non succede, la macchina si inceppa, e lui voleva capire dove questa macchina si inceppasse per andare a trovare una terapia, una cura appropriata, una cura metabolica, insomma. Per intendersi, questa macchina è un calcolatore analogico, una pascalina, non so come dire, e per cui questi meccanismi non sono ingranaggi discreti, ma sono ingranaggi continui. Secondo me è consapevole questa scelta, è voluta, non so come dire, che ci fossero delle reazioni analogiche. Tu cosa ne pensi su questo? Sì, è evidente che lui ne fosse consapevole perché proprio anche durante la conferenza, nei proceeding, insomma, della conferenza, si legge nella trascrizione del suo intervento che lui proprio la chiama una macchina pascalina, e dove lui stesso dice che è un macchinario tutto sommato molto semplice, che sicuramente non ritrae tutta la complessità delle interazioni fra metaboliti, enzimi, proteine, eccetera, ma che però era funzionale a quello che lui stava cercando. E questo ci riporta a quel discorso che introducevi prima, Luciano, delle diverse funzioni che un'analogia può avere. Prego, prego, Sì, vai avanti. no, è che diciamo che l'analogia, come dire, è un meccanismo retorico che esiste da quando esistono gli esseri umani pensanti. Insomma, se si parla, Supponiamo, se non supponiamo, certo. Quindi se si parla di anche insomma, del tramandare orale, insomma, dell'insegnamento orale, e anche poi scritto nella parte proprio di comunicazione orale, eccetera. L'analogia viene spesso usata per spiegare qualcosa che appunto è ignoto al nostro ascoltatore,
attraverso un dominio che è a lui più familiare. Non è detto che colga del tutto le relazioni fra i due domini, quello di partenza che è ignoto, quello di arrivo che è noto, o viceversa, ma viene usato in questo modo. E mentre nella scienza, come vedremo anche più nelle prossime slide, insomma, si è visto che gli scienziati utilizzano questo meccanismo retorico come strumento di pensiero proprio, come strumento di autoaiuto mnemonico, inferenziale, eccetera, per progredire coi propri studi. Quindi costruire dei modelli veri e propri su cui loro possono agganciare le loro conoscenze e vedere se funzionano. Domanda. Sì. Allora, è un ragionamento che emerge osservando sia questa immagine, sia il processo di cui tu parli di strumento conoscitivo. Quindi, quindi in qualche misura noi usiamo l'analogia non solo per raccontarla agli altri, per raccontare qualcosa agli altri che non capiscono, ma la usiamo anche noi stessi per conoscere quello che affrontiamo. Che ci sia un fondamento biologico evoluzionista nella capacità di elaborare analogie, cioè noi sopravviviamo perché riusciamo a trovare molto rapidamente tra le tante cose che vediamo, riusciamo a trovare delle come dire, delle cose che somigliano ad altre. Ma tipo, io questa cosa l'ho già più o meno fatta, mi occupavo sì di appuntire la punta di una freccia, invece qui sto sto cucinando, ma più o meno l'operazione è la stessa, e quindi questo meccanismo in qualche misura possa avere un vantaggio evolutivo o comunque una funzione biologica legata proprio alla sopravvivenza. La nostra capacità di muoverci rapidamente e fare somiglianza ci permette di sopravvivere meglio, di riutilizzare le informazioni anche provenienti da domini completamente diversi. Sì, esattamente. Cioè, è uno dei modi che abbiamo per non dover imparare da zero qualsiasi cosa nuova. Diciamo che è abbastanza, insomma, probabile che quello che impariamo, quello che facciamo, si basa tutto su una serie di condizioni pregresse, esperienze pregresse, contesti che abbiamo già visto, che abbiamo già provato, che si ricombinano in qualche modo per creare questo stato analogico fra una situazione nuova e una che invece è già stata provata o che si pensa che possa funzionare come qualcosa che abbiamo già vissuto. Questo è il punto in cui si vede anche perché per come sbagliamo a ragionare e a comprendere alcuni contesti, perché chiaramente per comprendere un'analogia a fondo bisogna conoscere approfonditamente sia il dominio primario e quello secondario, e avere ben chiare le relazioni fra i due domini. Quando c'è una conoscenza imperfetta di uno o dell'altro dominio, si fanno delle inferenze sbagliate e quindi banalmente si sbaglia, insomma. Quindi all'ennesima potenza questa cosa avviene quando si fa scienza ai più alti livelli. Cioè, noi la viviamo totalmente tutti i giorni, in maniera quotidiana. Chi invece si occupa di scienza, di teorie scientifiche, la vive all'estrema, all'ennesima potenza, insomma. Certo. Intanto è arrivata già subito una domanda: in che rapporto sono abduzione e analogia? Diciamo così subito che l'analogia è intrinsecamente un'abduzione, che è una, come dire, è il meccanismo stesso dell'analogia a essere abduttivo, quindi a anticipare una relazione di cui non sappiamo, anzi che probabilmente non esiste, cioè nel senso è una relazione che è solo nella nostra mente, quindi è intrinsecamente abduttivo. E invece tu hai accennato
a questa cosa della relazione con la scienza e quindi con altri processi, diciamo, inferenziali, e questa immagine, insomma, è abbastanza indicativa in questo senso, se vuoi raccontarci. Sì, allora, diciamo che anch'io sono venuto a conoscenza della macchina perché è già stata utilizzata anche in tempi molto recenti, nello scorso paio d'anni, da un gruppo di ricerca del laboratorio di genomica. Dell'Università di Bologna, diretto dal dottor Strippoli, che esso stesso, quando ha trovato la macchina, ha deciso di riprendere in mano il lavoro che il povero Lejeune aveva lasciato incompiuto, ovvero quello di mappare e di calcolare esattamente, più o meno con campioni più o meno significativi, la quantità di metaboliti nei bambini con sindrome di Down. Quindi hanno cominciato a fare una raccolta di campioni di plasma e di misurazione di questi metaboliti attraverso tecniche di biochimica, biologiche, e hanno cominciato a mappare sulla macchina di Lejeune quando trovavano metaboliti in eccesso, in difetto, oppure tracciati precedentemente da altri studi, oppure tracciati da loro stessi, e tracciare queste cose direttamente sulla macchina, usandola di fatto come uno strumento euristico, una mappa che loro possono seguire per continuare i loro studi. Quindi, di fatto, tornando per usare appunto una forma, una locuzione, praticamente quando noi quello che succede è il processo del lavoro scientifico. Si fa appunto questa ipotesi, questa abduzione, che il metabolismo di una cellula sia uguale a quello di una Pascaline, fatta in questo modo, e poi si va a indagare induttivamente con un sistema di sperimentale quali sono le effettive relazioni, se sono corrette o no all'interno di questa analogia. E questo è chiaramente illustra molto bene il processo di elaborazione scientifica, come dire, dall'ipotesi al processo induttivo. E ovviamente, verificato una volta attraverso l'induzione che questa analogia ha degli elementi di correttezza e al limite aggiustati, in caso di errori, eccetera, si può usare questo sistema come sistema deduttivo, quindi di navigazione all'interno del metabolismo umano. E quindi si completa il processo inferenziale persiano, insomma, come dire, che porta appunto a una conoscenza del suo uso. Se posso solo aggiungere una cosa che è strettamente collegata a questo argomento, diciamo che le analogie vengono colte a diversi livelli. Una persona che ha una conoscenza tutto sommato superficiale dei due domini, in questo caso ad esempio nella macchina di Lejeune c'è un dominio di partenza che è la biochimica cellulare, e quello di arrivo che è la meccanica pura e dura, insomma. E diciamo, l'ascoltatore o la persona, il lettore esperto, ma anche lo scienziato che l'ha prodotta, se hanno conoscenze profonde riescono a fare inferenze a livello molto più profondo sull'analogia stessa e vedono anche tutti gli svantaggi e i vantaggi della analogia. Mentre un lettore più naive, più meno informato, probabilmente si può fermare addirittura a fare così, un'abduzione di primo acchitto, però non riesce a cogliere molto di più. E questo è uno dei problemi che si porta l'analogia o la metafora, insomma. Cioè, quindi quello qua di essere illusoriamente efficace. Esatto, esattamente. Quindi sono strumenti delicatissimi in realtà per comunicare, perché bisogna essere molto attenti a in quali relazioni si rendono esplicite con l'analogia, insomma.
Certo, tra l'altro a questo c'è una domanda molto bella che fa Christian. Si può dire che la conoscenza scientifica stessa, intesa come l'impresa di costruire un modello razionale e autocoerente della realtà fisica, sia essa stessa basata sul costruire un'analogia con la realtà esperita, sensita, ma che di per sé è essenzialmente sconosciuta. E in effetti, questo è proprio il rapporto appunto tra modello e, come dire, E e teoria, realtà insomma. fisica. Eh Sì. sì, modello teorico e realtà fisica. E, sì, in effetti potrebbe essere vista proprio in questo modo. Chiaramente, sì. Diciamo che poi, come dire, i modelli e le teorie vengono fatti sempre poi da esseri umani, per quanto molto istruiti e molto preparati. Quindi non ci si riesce mai ad esimersi dall'utilizzare quello che si conosce, quello che si è esperito. Quindi anche pensare alla teoria, questa era una critica mossa da studiosi come Duhem, cioè di utilizzare solamente e unicamente termini puramente teorici astratti per definire una teoria, però come ci arrivi a quei termini teorici se non cali mai, se no comunque non hai nulla mai per connettere quelle che sono le tue conoscenze con una realtà possibile. E questo poi è stato il dibattito che si è aperto tra la fine degli anni 70 e gli 80 sulla validità delle analogie per costruire teorie scientifiche. Certo, e detto questo, però effettivamente probabilmente l'analogia è un sistema che è intrinseco in qualche misura alla nostra natura, non so come dire, ed è uno strumento appunto molto potente e molto veloce, che ci permette di fare dei passaggi estremamente veloci. Per tornare invece all'uso dell'analogia, questo è come appunto, insomma, Sì, se vuoi. è come attualmente vengono rappresentati quei sistemi metabolici che Lejeune alla fine degli anni 70, come dire, spiegava con la sua macchina. Questi diagrammi di Keg Pathway si chiamano. Sono il sistema contemporaneo di rappresentazione delle reazioni chimiche metaboliche, dei metaboliti e tutto quello che concerne il metabolismo. Ed è un sistema che, come potete vedere, si basa su diagrammi di flusso, che hanno tutta una loro notazione per spiegare le varie faccette, insomma, di questo sistema. E è sicuramente, adesso non posso dirlo così. Così, in maniera così decisa, però è sicuramente più sofisticato, insomma, di quello che la Pascalina di Lejeune comunicava. Però, probabilmente essendo anche più completo, non rende, e questa cosa è emersa parlando poi con le persone che hanno usato, stanno usando la Pascalina, con il gruppo di lavoro del professor Strippoli, questo tipo di diagrammi non rende l'idea che ci sia una macchina da aggiustare. Cioè che ci sia un corpo, un metabolismo che dovrebbe funzionare perfettamente, ma che non funziona. Quindi in realtà a livello così percettivo anche, così in maniera un po' azzardata forse dire percettivo, però almeno cognitivamente la macchina Pascalina nella sua semplicità dà l'idea di qualcosa che bisogna aggiustare e che vale la pena mappare. Mentre in questi sistemi questi schemi di Keg, questa caratteristica non si vede assolutamente, anche perché non sono fatti per spiegare un solo problema genetico come Chiaro. la sindrome di Down. Ecco, l'altra cosa che vedo è un potenziale che potrebbe avere la Pascaline di Lejeune è l'aspetto quantitativo, nel senso che le relazioni, insomma, le ruote di diametro diverso hanno anche una relazione meccanica l'una con l'altra. E questa cosa effettivamente può essere connessa con espressioni con espressioni quantitative. Però ovviamente non si sa se Lejeune considerasse questo aspetto. Possiamo passare ad un altro tipo di analogia,
Qui è un'analogia, questo è il famoso cavaliere contro i vizi di Peraldo, l'abbiamo già visto, una delle prime lezioni. E qui l'aspetto interessante è proprio che invece questo oggetto è uno strumento più che conoscitivo di divulgazione, è fortemente collegato alla pratica della predicazione, quindi del costruire immagini comprensibili al pubblico per riuscire a trasmettere dei contenuti astratti e come dire, di natura più complessa. Quindi riuscire, è proprio la pratica di costruzione delle immagini elaborata nella predicazione domenicana e molto bene illustrata da Lina Bolzoni nel suo libro La rete delle immagini, è proprio una pratica fortemente analogica. E qui la natura è ovviamente molto diversa da quella della Pascaline, pur essendo un'analogia costruita alla stessa maniera. Non so se Giampiero vuoi entrare più nel dettaglio di questa immagine. Se... Sì, allora diciamo che qui Peraldo mappa, fisicamente proprio mappa sul cavaliere e sul cavallo le qualità, le virtù della fede, insomma, dell'etica cristiana. E quindi, adesso è un po' piccolino da leggere, però si vede come sullo scudo c'è scritto Fides, la fede, sulla lancia c'è la perseveranza, e le redini sono la discrezione, sottosella l'umiltà, gli speroni la disciplina, i ferri di cavallo delectatio consensus bonum opus consuetudo. Adesso mi aiuterà anche Luciano con latino. Ogni ferro di cavallo sono le varie, come si dice, sono questi quattro elementi che sono le opere di bene, eccetera, eccetera. Insomma. La cotta di maglia che è la carità, la spada che è il verbum Dei, cioè la parola di Dio. Lo stendardo regni celestis desiderium, la stella è la cristiana religio, il cavallo è la buona volontà e la staffa è la propositum boni operis, proporsi di fare buone azioni. Ed è davvero sorprendente come siano riusciti a mappare dei concetti che sono verosimilmente, insomma, concettualmente collegati alle varie parti, sia del cavaliere che del cavallo, e condensandole oltretutto in una figura che antagonizza quasi letteralmente, specchiandosi con la pagina a sinistra, i peccati capitali, insomma. Quindi c'è una personificazione data proprio da un'analogia ben congegnata. Ed è chiaro che da un lato, cioè, il sistema è da un lato mnemonico, perché uno basta che si ricordi che quello che c'è scritto sopra la vita è una milizia, non so come dire, come andare in guerra, e quindi tu sei come un guerriero che combatte contro i vizi, e dall'altro lato però hai degli strumenti che ti aiutano, hai il cavallo che è la buona volontà, la spada che è la parola di Dio, eccetera eccetera, con cui puoi sconfiggere i vizi. Quindi il meccanismo è favorito dal meccanismo mnemonico, favorito dal meccanismo analogico, ma anche il meccanismo di comprensione, perché io ho creato un forte legame tra due domini e un dominio sollecita l'altro. Quindi quando ho bisogno di capire qualcosa non devo ricordarmi ogni dettaglio. Cosa fa la spada? Taglia. La spada taglia e mi aiuta a combattere e sconfiggere i vizi. E allora che cos'è la parola di Dio? Cos'è che mi difende contro questi vizi? Lo scudo è la fede, quindi di per sé è un meccanismo che appunto
mi aiuta a memorizzare, mi permette di comprendere, mi permette di richiamare degli elementi perché ho creato dei legami. Più le cose sono legate tra loro dalla consuetudine, come dire, giusto per citare l'opera stessa, insomma, più è facile ricondurle le une alle altre, più è facile riattivarle, richiamarle e in qualche modo averle come schema presente, come circuito attivo e quindi utilizzabile. Sarebbe curioso chiedersi se una persona contemporanea, cioè che vive in quest'epoca, magari capisce così chiaramente come una persona che viveva nel Medioevo questa analogia. Perché io non so, non ho mai visto un cavaliere in... Però abbiamo visto un sacco di film. Sì, sì, chiaro. Certo. E su... Sì, sì. Ho letto, come dire, Ariosto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente per noi non è così oscura questa analogia. No. Tra l'altro un'analogia in questo caso esplicita, nel senso che viene proprio detto, dettaglio per dettaglio, funzionale proprio. Però probabilmente noi abbiamo il vantaggio di capirla di più perché appunto abbiamo anche tutta una letteratura, diciamo così, dal romanzo cortese cavalleresco ai film fantasy che ci fa capire molto facilmente di cosa stiamo parlando effettivamente. Poi ovviamente magari, ecco, faremo più fatica a capire tutto l'aspetto delle virtù cristiane, del collegamento tra queste virtù cristiane e il cavaliere, perché è una cosa che appunto è meno consueta nella nostra società. Devo dire qualcos'altro su questo? No, mi sembra abbastanza chiaro, insomma. Passiamo a un'altra cosa, un'altra analogia importante. Allora, discutendo appunto con Gian Piero per preparare questa chiacchierata, riflettevamo sugli elementi di Euclide, che sono una riduzione a geometria di buona parte della matematica greca. E di fondo Euclide parla di numeri primi, parla di somme, moltiplicazioni, prodotti, elevamenti a potenza attraverso figure geometriche. Alcune figure geometriche costruite in particolar modo, in particolare costruite con la riga e col compasso. Ma ecco, questo, diciamo così, approccio quasi ideologico a voler ricondurre la geometria, ci è parso di fondo una forte analogia, un bel esempio di analogia, di collegamento tra appunto due domini differenti, appunto il numero e la figura. E in particolare un'analogia che insomma ci ha sempre colpito è proprio questa della scomposizione di questo polinomio. E come al solito non mi ricordo come... Comunque, Lo sviluppo. Lo sviluppo del polinomio. Continua a mancarmi la stessa parola, mi deve essere morto il neurone che collegava le due. La cosa interessante è che effettivamente questa figura illustra chiaramente una relazione numerica. Il quadrato A più B al quadrato vuol dire il quadrato con lato A più B, e che si sviluppa in B quadro più A quadro più 2AB, cioè due rettangoli di lato AB, un quadratino di lato B e un quadratone di lato A. E questa è un'analogia tra sistema delle figure e sistema numerico che da un lato ci permette di conoscere delle proprietà, di individuare delle proprietà dei numeri stessi proprio attraverso la loro visualizzazione, e dall'altro di comprenderle attraverso meccanismi più
connaturati alla nostra esperienza pratica, ecco, analogici nel senso proprio, nell'altro senso in cui possiamo intendere analogico, nel senso che... natura materica, quasi. Esatto, quasi, esattamente. Sì, poi attribuisce un significato letterale geometrico all'elevamento al quadrato. Perché che di fatto è un'analogia, eh? Sì, sì, è proprio un'analogia geometrica. Potrebbe essere, uno potrebbe dire tranquillamente elevato alla seconda, però si dice al quadrato perché c'è un'analogia forte con la geometria in quel senso. C'è una corrispondenza anche tra l'altro diretta, insomma, quindi è un'analogia fortissima, abbastanza aderente. È chiaro che questo meccanismo funziona finché arrivi al cubo, poi quando cominci a elevare alla quarta, diciamo così che entri in dimensioni parallele. Se credete che questo universo sia brutto, è perché non avete visto gli altri. Ok, e finiremo in un tesseratto e passeremo. Ecco, la mano guidoniana. Che ci dici di questa mano? La Tra l'altro, mano. se vi ricordate, il meccanismo è simile a quello del conteggio che avevamo fatto vedere in una delle scorse lezioni nell'area mesopotamica. Questa mano? Sì, diciamo che non andiamo troppo oltre al discorso matematico perché insomma, la musica è fortemente legata alla matematica, è un'espressione anch'essa basata fortemente sulla matematica. La mano guidoniana diciamo che è un'analogia molto funzionale perché serviva effettivamente per ricordarsi come solfeggiare i semitoni a vista. Cioè, quindi è anche un'analogia, diciamo, embodied, si direbbe oggi, un termine inglese, cioè incorporata letteralmente proprio su. Letteralmente. Sì. E, diciamo, questa rappresentazione è stata sviluppata da Guido d'Arezzo, che era un monaco, che è vissuto attorno all'anno 1000, e gli serviva per insegnare il proprio esacordo. Per solfeggiare, insomma, i semitoni a vista. Infatti sulla mano si legge, a parte la notazione delle note proprio sulle dita, c'è scritto anche come leggere proprio questa rappresentazione. Il modo di leggere la mano. Esatto, il modo di leggere la mano è segnato per numero, cominciando dal numero 1 e seguitando. Le chiavi rosse sono quelle che si leggono nel canto fermo. Il nome loro, il modo di leggerle, è scritto dinanzi alle stesse, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è proprio uno strumento di apprendimento che sfrutta la conformazione della mano di una persona per insegnare i toni che stanno sopra, sotto, in mezzo. È efficacissima ed è una cosa, dire, talmente semplice che effettivamente la puoi contare su una mano, puoi contarla sulle falangi di una mano. Certo. E qui veniamo invece, questa l'ho già fatta vedere, Darwin, il famoso corallo della vita. Esatto, Che e mi dici? anche questa, insomma, Darwin conoscete, scienziato, studioso inglese, che ha, insomma, trascorso parte della sua vita alla ricerca delle tracce su come, secondo le sue teorie, gli esseri viventi si sono evoluti, sono mutati nel tempo. E la cosa interessante di questi suoi appunti, questo era uno dei suoi diari, dei suoi taccuini, è dove lui mostra questo suo sketch del corallo della vita, e oltretutto non è che sta lì a spiegare parola per parola che cosa vuol dire il corallo della vita. Lui dice: io penso, e poi usa una rappresentazione, non si dilunga, cioè il suo pensiero è esattamente quell'analogia lì, quindi la rappresenta ed è come lui ha immaginato e ha teorizzato, insomma, che si sviluppasse l'evoluzione, ovvero un po' un pasticcio di tracce che si dipanano da un ceppo comune o da altre braccia,
fino ad arrivare alle specie odierne. Sì, mi viene in mente più un'esplosione, sì. Una biforcazione per esplosione in cui in pratica si vede la distanza tra le varie specie dalle ramificazioni che si sono... chiaramente questa è un'immagine fortissima, nel senso che spiega molto di più del... non si sa appunto quando l'ha fatta e come l'ha elaborata, eccetera, però è evidente che è fortemente efficace anche come strumento conoscitivo. Mi piace pensare che Darwin possa averla concepita visivamente anche, come è successo per altre elaborazioni teoriche, insomma. Sì, e che poi, diciamo, questa rappresentazione, insomma, non posso sperarlo con certezza, però questa rappresentazione, questo tipo di rappresentazione abbia effettivamente contribuito a quella che è stata la sua formulazione finale. Quindi il pensiero visivo, il pensiero analogico e la rappresentazione hanno contribuito moltissimo a quello che poi è stata la sua teorizzazione, alla faccia di chi dice che insomma, non servono i modelli, non servono le analogie, insomma. E dall'altro lato, questa immagine, se fosse stata usata come immagine divulgativa, quindi abbiamo la componente euristica, quella di capire attraverso le immagini quello che sto studiando e cercare di usare l'analogia come strumento di formulazione di ipotesi, insomma, come strumento abduttivo, e dall'altro divulgativo. Se al posto della famosa immagine della sequenza degli uomini dalla scimmia all'ominide, eccetera, che è completamente sballata, ci fosse stata questa, dove appunto la scimmia era lì al posto dell'uno, scimmia, non proprio, comunque vabbè, non la scimmia, quindi l'antenato comune, non so come dire, e qui c'è la scimmia, e qui c'è l'altro ominide, e qui c'è un altro ominide, e qui c'è l'Homo sapiens, allora, come dire, questa immagine sarebbe stata molto più aderente all'elaborazione teorica di Darwin, di quella sequenza, che con Darwin non ha probabilmente nulla a che vedere. Insomma. Sicuramente. Quindi quell'uno indica l'antenato comune, presumo di sì, dovrebbe essere così, perché poi se vai a leggere, più o meno dice che la specie A è lontana dalla specie B per una serie di biforcazioni, eccetera, eccetera. Quindi sì, sì. Altra domanda, le analogie nascono dall'immaginario, ma usandole danno forma all'immaginario. Come possiamo agire con cognizione di causa in questo scenario? Una ripetizione del we design our tools and then our tools shape us. Beh, è chiaro, con questa è la condizione dell'homo sapiens, l'homo habilis. Insomma, è chiaro che diciamo, noi siamo conformati dalle esperienze, sono costruite in un certo modo, ma queste esperienze stesse rielaborate condizionano la nostra. Sì, poi diciamo che non c'è un modo di scegliere un'analogia, cioè non c'è un modo di generare un'analogia che tout court funzioni, perché sono infinite, uno può fare infinite analogie rispetto a un dominio di partenza. Quello che possiamo fare, parlando di, appunto, si parlava di designer, è essere molto attenti e critici a cercare di capire quando le relazioni che si è deciso di mettere in evidenza attraverso la propria analogia sono effettivamente pertinenti e solide nello spiegare cosa l'analogia vuole spiegare, perché non c'è, l'analogia nasce perché c'è una necessità e c'è una persona, un utente, un audience che ha bisogno di capire qualcosa, e questa persona può essere lo scienziato stesso, la persona stessa che l'ha generata. Quindi non c'è un modo semplice, non c'è una ricetta per crearle. Più che altro le analogie si presentano anche sì, esatto, alla mente, nel senso che uno neanche, anche non volendo, le fa. È chiaro che c'è chi ha una capacità maggiore di generarle, chi ha un pensiero visivo più sviluppato, chi ha un pensiero visivo più limitato, però fondamentalmente le analogie ci si presentano continuamente alla mente, perché
io ritengo che siano collegate a meccanismi biologici. Non so come dire, noi in qualche modo affrontiamo le cose facilmente perché sappiamo fare velocemente analogie. Un computer che funziona secondo la macchina di Turing, per fare un'analogia, dovrebbe fare un sacco di operazioni, un sacco di confronti. Invece noi arriviamo subito, immediatamente, come se ci fossero dei legami più vivi. E c'è un'altra domanda. C'è la possibilità di inserire questi concetti nella teoria delle intelligenze multiple di Gardner? Su questo una nostra comune amica avrebbe da ridire. Commentare, in cui le analogie sono mappe, isomorfismi tra i vari domini cognitivi definiti dalle diverse intelligenze. In questo senso ci sarebbe un rapporto tra analogia e sinestesia. Allora, puoi rispondere a te o rispondo io? Non padroneggio a sufficienza forse le teorie di Gardner per dare un parere informato. Quello neanch'io. Diciamo così che questa cosa delle intelligenze multiple di Gardner, così come era formata da Gardner, a mio parere è un po' schematica. Io sono convinto che la segmentazione sia, diciamo così, molto labile a un certo livello. Quello che però sicuramente ha senso la questione. Io quello che ritengo è che ci siano dei circuiti, delle relazioni tra le cose, tra gli elementi del pensiero, insomma, molto sollecitate. Ogni individuo ha le sue sollecitazioni particolari, quindi in qualche misura ci sono dei legami molto rafforzati, molto solidificati. E che quindi siano favoriti, e che le analogie siano proprio nascano su questi canali molto rinforzati. E di fatto, le sinestesie funzionano anche loro su canali di questo tipo, e quindi ci sia una sorta di analogia tra analogia e sinestesia, proprio per il funzionamento che sembrano avere. Cioè l'analogia funziona perché c'è un legame tra cose che si solidifica, si sedimenta, si accumula, si stratifica, si ripete tante volte, più o meno simile, e quindi si creano delle somiglianze anche arbitrarie, e di fatto le sinestesie, per quel poco che ne so, funzionano in modo analogo. Ci sono dei legami tra diverse parti del sistema percettivo che entrano in risonanze, si attivano reciprocamente, quindi uno sente gli odori, vede i suoni e queste cose qua. E adesso io su questo non posso scendere in dettaglio, però sicuramente la questione il legame con Gardner e il legame tra l'idea che questi circuiti vengano continuamente sollecitati e collegati dall'essere sollecitati in continuazione, il funzionamento della sinestesia, secondo me effettivamente può esserci. Dal punto di vista pratico, in qualche misura favorire le analogie, mantenendo la loro, avendo come caveat quello di non fidarsi troppo e di far sì che le persone non si fidino troppo delle analogie, è uno strumento che può generare molta conoscenza, una forte capacità di elaborare delle ipotesi. Ecco. Tu non so, vuoi aggiungere qualcosa sulla questione? No, io volevo solo così seguire e fare un commento veloce sullo scindere i vari domini cognitivi. Nemmeno io penso che ci sia una chiara distinzione fra diverse intelligenze, visuale, verbale, logico-matematica, perché così tutte informano, tutte queste parti informano
altre parti. La lettura visiva di qualcosa informa il modo in cui ci approcceremo la prossima volta a, però che ne so, problemi fisici, quando si parla della parte corporale. Cioè, siamo immersi in un contesto che non è facilmente scindibile, quindi, e non è neanche facile a fare affidamento su queste scissioni di, così, di domini cognitivi diversi. Però quello che, da un certo punto di vista, quello che dice Gardner, cioè nel senso, il fatto di avere noi, i vari soggetti, una diversa propensione a fare determinate operazioni di collegamento è evidente, nel senso che ci sono persone che hanno più immaginazione, ci sono persone che hanno più intelligenza verbale, c'è chi, gli atleti sono in grado di fare dei movimenti, quindi di connettere l'elaborazione mentale, il movimento a una velocità assurda, ma è proprio, secondo me, tutto questo avviene attraverso un processo di stratificazione. E quindi sì, sono d'accordo con te sul fatto che appunto i confini non ci siano, ma emergano perché invece c'è una solidificazione di una serie di circuiti che tra di loro si collegano. Sinapsi. Lo scopriremo. Passiamo all'interfaccia di Xerox PARC, cioè l'originale. Il vero. Questa è forse una delle metafore che, questo io può proprio chiamare metafora perché non è proprio solo un'analogia più così larga, ma è una metafora. In caso particolare la metafora, come sì, tutte i metasemeni sono casi particolari dell'analogia, secondo me. Sono un sottoinsieme, ecco, più o meno largo dell'analogia. E allora, la Xerox PARC, che era una parte dell'impresa della Xerox, quella che ancora oggi fa le stampanti, le macchine da stampa, PARC sta per Palo Alto Research Center, negli anni 70 comincia a esserci una certa attenzione a quella che poi nascerà sempre più forte come campo di ricerca dello Human Computer Interaction. E alla Xerox avevano cominciato a sviluppare questo tipo di interfacce per le loro macchine. Questo è lo Xerox Star, un computer sostanzialmente, dove si vedeva già questa l'interfaccia della scrivania, cioè del desktop. Quindi c'erano le cartelle, i file, le funzioni, le finestre, queste cose qui. E poi dopo questo tipo di interfaccia è stata presa in prestito, diciamo, dalla Apple, da Steve Jobs, che l'aveva vista proprio in quegli anni, e hanno sviluppato poi il loro sistema Apple con l'interfaccia che tutti più o meno conosciamo. E questo per dire che nel campo dell'interaction design la questione delle metafore praticamente è nata contestualmente proprio all'interaction design. Questo perché chiaramente quando si parla di interfaccia sono degli esseri umani che devono interagire con dei sistemi digitali di cui non hanno nessuna conoscenza a livello di basso livello, nel senso proprio di elettronica. Quindi bisogna trovare un sistema abbastanza agevole per fare in modo che queste persone capiscano come far operare queste macchine. Prima c'era l'interfaccia testuale, poi sono nate queste prime interfacce grafiche che ci portiamo dietro ancora oggi e che ovviamente tutti conosciamo nella loro limitatezza, perché con un sistema così complesso come un computer personale le funzioni sono talmente tante, le cose che si possono fare sono talmente tante che usare una metafora è impossibile che questa metafora copra tutte le possibili funzioni, interfacce che ci sono nel computer. E quindi nascevano i primi paradossi, cioè il cestino sul desktop, il computer sul desktop, però era il computer che guarda, nello stesso tempo guardavi, cioè
sono cose che abbiamo imparato a capire e a comprendere, ma che effettivamente, se si va ad analizzare, probabilmente escono dalla metafora. Però evidentemente non erano così distruttive della metafora generale, per cui insomma, le persone non capissero assolutamente niente di quello che stavano facendo. Certo. E però è interessante che una delle metafore più presenti nella nostra, cioè una delle cose più presenti nella nostra vita quotidiana sia appunto un'analogia, una metafora, insomma, in particolare. Esatto. È molto significativo. Passiamo a questo punto? Sì, io volevo solo farvi vedere questa citazione del sito di Bruce Tognazzini, che è il, diciamo, il terzo principal, quasi proprietario del Nielsen Norman Group, insieme a Jacob Nielsen e Donald Norman, che sono probabilmente l'impresa più riconosciuta e famosa al mondo per fare human computer interaction, interaction design, far ricerca e sviluppare sistemi, insomma. Lui spiega come appunto le metafore sono una parte molto importante dell'interaction design, ne mette tra i principi di base, insomma, dell'interaction design, e spiega come le metafore buone, insomma, generano nella mente dell'utente un forte senso, una forte serie di connessioni a eventi, esperienze passate dal mondo reale o da altri cyberspazi, incontri in cyberspazi, favorendo nell'utente la formazione veloce, veloce e accurata di come dovrebbe funzionare, insomma, il sistema che stanno utilizzando e le sue limitazioni. Questo si collega molto a quello che abbiamo detto prima. Insomma, sono un legame in particolare al famoso quadrifoglio Sensei. Esatto. Ora, esattamente la frase che dice prima, cioè generare una forte serie di connessioni a esperienze passate con il mondo reale o altri cyberspazi, è esattamente quello che in un precedente articolo avevamo scritto essere l'uso, la funzione del reference frame, ovvero questa cornice, ossia questa cornice che si appone al proprio sistema informativo, un sistema di informazione, e che serve per, noi diciamo contestualizzare, sarebbe un termine così abbastanza comune per dirlo, che serve per decomprimere, cioè proprio far decomprimere questi contesti che l'utente porta con sé e cominciare a farlo ragionare su che cosa potrebbe essere tutto il contenuto di questa cornice. Mi sembra, diciamo così, questo è stato un argomento che abbiamo discusso molto, mi sembra, la seconda lezione, ed effettivamente il legame è molto forte. Di fatto, come dire, questa idea del contesto compresso a vari livelli è fortemente connessa con l'idea di metafore, di elementi che fanno riferimento a cose precedenti che in qualche misura aiutano nel trasportare una determinata informazione. Un'altra metafora, meglio analogia molto forte, è quella dell'interfaccia CARS per i dispositivi mobili. Non a caso un'altra analogia, non più quella del desktop, della scrivania, ma quella delle carte da gioco. Sì, esatto. Che è una, diciamo, una nuova, non nuova, ma insomma una metafora che si è diciamo più formalizzata con l'avvento del sistema di stili di material design di Google, presentati poi nel 2014 ufficialmente. Ovviamente non sono stati mica i primi a usare questo tipo di interfacce, figurarsi, però
Diciamo che loro l'hanno esteso a tutti, poi buona parte, gran parte dei dispositivi mobili che le persone si portano in tasca tutti i giorni, quindi è particolarmente pervasiva come metafora, tanto quanto quella del desktop per il computer. E la cosa interessante, insomma, delle cards è che hanno tutto un loro sistema di regolamentazione per funzionare, e diciamo anche sul sito, insomma, dove si presenta questa metafora in maniera molto, molto schematica e anche abbreviata nella slide successiva, diciamo Google esplicita, se puoi andare alla slide dopo. Sì, esatto, scusi. No, vabbè. Cercai tutte le locuzioni possibili per farmi girare pagina. Dicevo, cosa sta cercando di dire? E non capivo, e invece che girassi pagina. Diciamo che nel loro sito stesso spiegano su cosa si basa, cioè sul perché questa metafora funziona e quale tipo di relazioni fra i contenuti c'è, in modo tale che avvenga questa metaforicizzazione delle cards digitali. Quindi loro dicono le card devono essere identificabili come una single contained unit, devono essere indipendenti, devono riuscire a essere leggibili da sole, le carte non possono fondersi con altre carte o dividersi in altre carte. Queste sono proprio un esempio di requirements, di restrizioni che bisogna tenere in mente quando si usa una metafora di questo tipo. E chiaramente le card dell'interfaccia material design non funzionano come carte vere e proprie, però idealmente creano questo deck, questo mazzetto di carte che uno si porta in tasca, e ogni carta ha la sua funzione che tu giochi quando ne hai bisogno, insomma. Certo. Ed è che tu sfogli come se fossero carte. Il formato, tra l'altro, è più o meno quello, quindi non è che... Sì, i sistemi, infatti, prima che uscissero, che comunque questo standard fosse così implementato, erano un po' più allo stato brado, insomma. C'erano nei telefoni prima dell'avvento così a tutta forza di Material, c'erano interfacce un po' diverse fra loro nello stesso dispositivo, quindi loro hanno cercato in quel modo di rendere organico tutto quanto, calando fortemente una metafora di questo tipo. Certo. Passiamo a vedere un altro paio di metafore. Abbiamo fatto un'ora, quindi direi che magari velocemente... Sì. E abbiamo un paio di esempi storici. Questo esempio, diciamo, ottocentesco di Oliver Lodge. Oliver Lodge studiava elettricità, magnetismo, era uno scienziato che ha scritto questo suo libro sulle teorie dell'elettricità, insomma, dove come dire, per sua formazione e anche punto di vista, si può dire, filosofico, su come dovrebbe essere spiegata una teoria o una serie di riflessioni, usava questi schemi, appunto, meccanici, meccanicistici, per spiegare questioni legate all'elettricità, flussi di corrente. In questo caso, questa è una delle tante rappresentazioni che lui usa nel suo libro. Lui dice: per illustrare il fenomeno della carica possiamo usare questa rappresentazione, che ci consente di realizzare la natura del fenomeno in un modo più semplice, semplificando. E praticamente la corda è l'elettricità, insomma, che scorre in un sistema. Queste pulegge che fanno scorrere la corrente, perché la corrente appunto scorre, e c'è una batteria che è il peso, quello che è W, insomma il circuito è chiuso, e c'è la batteria
che dà moto, diciamo, alla corda di girare, quindi alla corrente di passare, e però ci sono una serie di anelli che fanno frizione meccanica sulla corda e che quindi in quel punto generano calore. Ecco, lui dice che questi anelli sono gli atomi di altre di vari materiali che a seconda della dimensione dell'atomo, lui parla di dimensione dell'atomo perché gli veniva più comodo così, però a seconda di che tipo di atomi sono, oppongono una certa resistenza alla corrente. E quindi lui spiegava questo concetto in questa maniera così meccanicistica. Ecco, l'interessante di questa analogia è che, curiosamente, a oggi per noi di questa analogia non ci sarebbe assolutamente bisogno, nel senso che abbiamo un'immagine di quello che è, la corrente elettrica sufficientemente forte, di quel dominio. Per cui tutte queste cose, dalla resistenza al circuito chiuso, alla scorrere della corrente, che altro si chiama corrente, non ci occorrono più. E questo è molto significativo perché fa capire proprio come quanto sia flessibile questo meccanismo di creazione di domini, di loro articolazione, sviluppo e di poi uso e riuso. Adesso noi potremmo usare l'elettricità a nostra volta come dominio di riferimento per capire qualcos'altro. Ecco. E anzi, in realtà lo usiamo probabilmente. Non mi viene in mente nessuna analogia con l'elettricità in questo momento, ma sicuramente la usiamo. Beh, certamente. È chiaro che anche al tempo questi tipi di schemi venivano, come dire, anche criticati, perché chiaramente non sono una descrizione teorica molto pulita, insomma, di come dovrebbe funzionare un sistema. C'è di mezzo un'analogia che, come dire, deve fare da tramite a una spiegazione, e quindi anche al tempo e anche negli anni successivi questi tipi di modelli ottocenteschi meccanicistici venivano criticati anche per quello, insomma, perché non erano... Però sì. servivano a fare quel salto che, esatto, al momento era impossibile, perché l'energia elettrica è una cosa completamente astratta, come insomma, esatto, una cosa come per noi alcuni concetti quantistici, ad esempio. Dobbiamo fare riferimento a qualcosa che dominiamo. La meccanica era conosciuta, e ecco, in questo caso è lo stesso, insomma. Sì, esatto, anche questo altro suo esempio che lui ha fatto sempre nello stesso libro, questo non sto lì a spiegarvi di che cosa parla, perché si parla di magnetismo, elettricità, e insomma non è il caso, però questo per farvi vedere che comunque si parla sempre di ingranaggi, cose varie, per spiegare concetti astratti, con anche un'idea... forse sbagliata di continui rapporti di causa-effetto, cioè che sono quelli che poi porta la meccanica. In questi casi c'è sempre un qualcosa che si muove e che sposta meccanicamente altre parti, ma in fisica non è sempre così. Però effettivamente poi, progredendo con gli studi, eccetera, si sono sviluppati modelli molto più sofisticati. Però è indubbio che almeno l'intento così di riflessione e anche di comunicazione di queste cose hanno un suo valore, insomma, questi tipi di rappresentazioni. E tra l'altro, no, dicevo, la macchina di Lejeune è stata fatta un secolo dopo quegli schemi di Lodge, e comunque lo scienziato che l'ha prodotta ne aveva dei benefici quantomeno euristici nel suo lavoro. Quindi ogni tipo di analogia, metafora, eccetera, ha il suo uso, e quindi va tenuto in considerazione. Anche questa, e poi abbiamo finito, è molto interessante. Qui praticamente si va all'invenzione del
del computer, dell'applicazione dell'idea del circuito alla logica e quindi fondamentalmente al computer. Ti racconta un po' questo. Esattamente, qui erano, questa è una, sono schemi, ce ne sono altri anche più, molto più formalizzati dalle due persone che si stavano scambiando lettere, in questo caso Peirce e il suo allievo, che era, devo ricordare il nome, lui era, e loro cominciavano a, si stavano, non dico dilettando, ma stavano cercando di capire come rappresentare appunto un insieme di ragionamenti logici e inferenze logiche attraverso circuiti di questo tipo. E quindi è interessante appunto perché si porta un dominio come la logica nella parte della computazione. Infatti loro dicono, citando proprio quello che dicono, adesso bisognerebbe poi andare a ritrovare la lettera originale, però dicono che non è assolutamente futile aspettarsi che una macchina faccia molte operazioni matematiche molto difficili. Quindi, però devi farle procedendo step by step, e lui stesso, Peirce, dice: io penso che l'elettricità sarebbe la migliore cosa su cui fare affidamento nel rendere, insomma. Diciamo che ci aveva visto lunghissimo, sì. Con 50 anni d'anticipo, no, sì, 50 anni d'anticipo almeno, anche di più, sì, 70 anni d'anticipo però. Beh, dai, diciamo che allora abbiamo fatto le 7:15, quindi la gente, sto vedendo che il numero dei partecipanti sta calando vertiginosamente. A picco, stremati. E se qualcuno ha delle domande, molto volentieri discutiamo, continuiamo la discussione. Sì, te la raccontiamo in privato, ti telefono e ti... Certo. Beh, abbiamo fatto un certo excursus nello spazio-tempo e abbiamo visto che comunque le analogie poi si ritrovano anche molto più indietro nel tempo, chiaramente. Se è vero il fatto biologico, praticamente... Da quando esistiamo. No, se avete domande molto volentieri attendiamo un po' online, scrivete pure nella chat o addirittura intervenite parlando, che poi rimane negli annali. Gli annali, sì. Esposto al pubblico ludibrio. Niente, vabbè, comunque dai. Vediamo, facciamo scorrere un po' le immagini, magari vi viene in mente qualcosa, così poi se no chiudiamo e ci aggiorniamo a martedì prossimo, perché gli ospiti di settimana prossima purtroppo mercoledì non potevano e quindi facciamo martedì. Speriamo che insomma siate altrettanto numerosi. Poi chiaramente una cosa, io il legame, questa idea che l'analogia in qualche modo permeasse i vari livelli della realtà era particolarmente forte ed evidente. Come dire, in un certo senso il grado di veridicità di una analogia era molto alto. Come per noi oggi vedere un grafico che può contenere gli stessi errori. Noi vediamo un grafico su un quotidiano, può contenere un sacco di errori, però noi vediamo un sacco di valori di verità, come se fosse una cosa... Allora, la domanda utopica sarebbe se esiste un'analogia universale per rappresentare tutti i fenomeni conosciuti o tentativi di trovarli. Ma io credo che l'analogia sia una cosa, diciamo così, che allora
sia quasi incidentale che due persone, che la stessa analogia funzioni per due persone. È chiaro che in un determinato contesto culturale i legami ricorrenti siano, come dire, simili e che abbiano permesso di sviluppare circuiti, comunque connessioni analoghe. E quindi, però, diciamo così, cambiando contesto, cambiano completamente le analogie. Io credo proprio che è una cosa, cioè, mentre è, ritengo quasi universale a livello umano l'uso dell'analogia, intenso, biologico proprio, nel senso a fondamento proprio della nostra, al contrario, penso che la costruzione di questo sistema sia fortemente individuale, quindi sia molto legata ai soggetti che sono coinvolti nel. Quindi io avrò le mie analogie, Giampiero avrà le sue, alcune coincidiranno perché siamo immersi in uno stesso contesto culturale, ma appunto molto rapidamente queste analogie sfumano. Sicuramente alcune analogie sono molto solide e molto forti, tant'è che la geometria, qui si parla da 2500 anni, di più forse, di analogia tra numeri e figure geometriche, per dirne una, ecco. Quindi alcune analogie sono molto forti, però da un certo punto di vista anche relativamente limitate, ecco. Sì, poi diciamo che quando si cerca di condividere un'analogia con qualcuno, quindi non la si usa solo per se stessi, per aiutarsi a fare inferenze di un certo tipo, di mezzo ci si mette la lingua, ci si mette la capacità di esprimere relazioni attraverso le parole o gli scritti oppure le rappresentazioni, quindi si crea un ulteriore livello di complessità che deriva dal dover comunicare queste cose, dal dover condividere queste cose. E quindi diciamo un po', l'universalità va un po' a farsi friggere in quel momento lì anche. Questo come progettisti lo sappiamo bene. Allora, a me mi viene da pensare che in questo caso ci sia più che una semplice analogia della dimostrazione dello sviluppo dei polinomi. Anch'io sono d'accordo con Jus, sarebbe interessante analizzare, e soprattutto non tutti capiscono i meme, in effetti, sarebbe interessante analizzare le immagini realizzate all'interno della capsula lanciata nello spazio anni fa, e quello sicuramente sarebbe interessante. Intanto, abbiamo la questione che ci sia un'analogia. Sì, ci sia più di una semplice analogia. Mi sentite? Sì, ciao Giuseppe. Ciao. No, quello che volevo dire, cioè se facciamo un confronto fra questa analogia e quella, ad esempio, della vita degli uomini sulla Terra, cioè lì c'è, come dire, un meccanismo che funziona molto bene, ma è abbastanza arbitrario in un certo senso. Invece, in questo caso, è quasi qualcosa di obbligatorio, cioè deriva proprio da non solo da La figura meccanismi stessa. di analogia. Beh, ma di fatto è un qualcosa che è comunque basato sulla, cioè, da un lato la matematica e dall'altro la geometria sono basati sulle nostre caratteristiche umane. Che questa analogia sia più solida e forte è senza dubbio, nel senso che Quello che voglio dire è che qui, quando intendo che c'è qualcosa di più di un'analogia, intendo che in questa dimostrazione qui, cioè non stiamo passando da un regno di un tipo a un altro, da un dominio ad un altro, cioè è lo stesso dominio visualizzato in due modi diversi. Cioè scrivere A più B fra parentesi con un 2 in alto e fare un quadrato di questo tipo qui è esattamente la stessa cosa. Questo è quello che intendo. io su questa cosa qui alcune cose da osservatori interni alla questione osservata rischiamo di avere una distorsione. Questo legame non sono sicuro sia così intrinseco, potrebbe esserlo. Lo approfondiamo sicuramente,
ma consideriamo che il modo che noi abbiamo di affrontare la matematica e quello di affrontare la geometria sono fortemente collegati alla nostra natura biologica, al nostro funzionamento biologico. Sì, esatto, cioè quello che diceva Jean-Pierre, nel senso che un quadrato tendiamo a percepirlo come qualcosa di più concreto, come un hardware, diciamo, qualcosa di materico che possiamo prendere a calci. Quindi ci è più semplice ragionare, in un certo senso. C'è più semplice ragionare, ma perché, diciamo così, che è un legame, come dire, è un legame molto forte, ma questo non impedisce che ci sia una, che si stia parlando di due domini differenti, non so come dire, che siano comunque molto collegati, ma domini differenti. Questa cosa qui la approfondiamo e in particolare provi a leggere Cellucci, in particolare Filosofia della matematica, il capitolo che parla proprio dell'analogia, e poi c'è un articolo più recente del 2018, Giampiero, te lo ricordi? Sì, lo stavo andando proprio a cercare per... E c'è proprio questa questione qua, e del fatto che comunque i due domini siano, come dire, sì, differenti, correlati analogicamente e fortemente connessi, quindi si può usare facilmente l'uno per descrivere l'altro, che però si tratta di due domini distinti, mentre, e che quindi questa sia propriamente un'analogia. Sicuramente la questione è quella che abbiamo sollevato all'inizio con i mappamondi fritti della identità oppure diversità tra le due cose. La verifichiamo bene. Comunque, il paper si chiama Diagrams in Mathematics di Carlo Cellucci del 2019. Ok. Quindi io non mi azzarderei a prendere posizione in un senso o nell'altro. Non mi azzarderei a fare questo passo, anche se effettivamente si può sembrare che ci sia un'identità molto stretta. Però, perché non vederla come di differenti gradazioni di questa analogia. Io non mi azzardo, diciamo così. Ad esempio, è venuto fuori il tema di Pitagora, ad esempio il tema di Pitagora, che di fatto coincide con il quinto enunciato, con il quinto postulato di Euclide, vale appunto solo se vale il quinto postulato di Euclide. Quindi la questione è molto delicata. Non è così, non è così, anzi, il teorema di Pitagora è praticamente il quinto assioma di Euclide. E quindi, quando non vale quello, sappiamo che può non valere, non lo so. Chiedono se è possibile parlare. Certo, certo. Sì, beh, grazie per la presentazione, che è molto interessante. Cioè, sono robe che a me mi intrippano molto, e quindi mi viene da dire, anche per intervenire nel discorso ultimo, che intanto, cioè, che secondo me esiste anche, oltre all'analogia, esiste una cosa che si chiama isomorfismo, che forse è più, almeno io sono ingegnere, quindi è più determinata. Isomorfismo vuol dire che tu hai delle azioni che puoi fare su un dominio che hanno un analogo dall'altra parte, e quindi una cosa che fai di qua la puoi fare di là, e gli effetti sono gli stessi. Non so se, quindi la somma, quindi quello è più, come dire, specifico. L'analogia forse è un po' più vago come termine, quindi non si presta molto. Usando il discorso di isomorfismo, quindi dicendo tra geometria e matematica, per esempio, come giustamente stavate accennando il discorso del terzo, del quinto postulato, che quindi rende tutto un po', cioè rende tutto un po' più, come dire, mostra che ci sono dei limiti tra gli isomorfismi. Mi viene in mente che c'è il teorema di Gödel. Il teorema di Gödel dice che all'interno di un contesto, essenzialmente, cioè, tirandolo un po'
all'interno di un contesto ci sono delle cose che sono indecidibili, cioè ogni come dire, un'algebra, la struttura geometrica, eccetera, ha dei confini e al bordo di questi confini certe cose non si possono dire né vere né false. E i confini di ciò che è, come dire, plausibile o non plausibile all'interno dello stesso dominio sono variabili, quindi per la geometria ha un certo dominio, la matematica ha un altro dominio, però c'è una zona nella quale i due, ci sono gli isomorfismi. Non so se sono due, come dire. È interessantissimo. Io non sono convinto che non si possa applicare anche, cioè che questo concetto non si possa applicare anche al guerriero contro i vizi, per quanto possa sembrare arbitrario, ma ci sono degli isomorfismi, non so, sì, anche qui. E, sì, è vero. Sì, secondo, se, e voi chiaramente qua dentro. Secondo me il confine tra isomorfismo e analogia, dal punto di vista, chiaramente dal punto di vista, diciamo così, matematico, ha un certo significato. Dal punto di vista della nostra elaborazione, che è quello che noi affrontiamo, perché chiaramente in ambito matematico, appunto, io personalmente non mi azzardo a scendere, dal punto di vista della nostra, invece parlo di quello, dell'uso che noi facciamo delle immagini, il confine tra isomorfismo e analogia è abbastanza labile ed effettivamente probabilmente uno dei motivi per cui alcune analogie funzionano bene perché ci sia effettivamente un isomorfismo più o meno solido, più o meno legato a tanti fattori. Non escludo che appunto anche in ambiti come la, come si dice in questo caso, la, l'etica, ci possano essere delle relazioni isomorfiche con altri domini, e per questo le analogie possono funzionare anche piuttosto bene. Così come in un'interfaccia effettivamente come dire, l'isomorfismo tra alcune caratteristiche delle carte e questa interfaccia è evidente. È chiaro che ci può essere una maggiore o minore aderenza. Sicuramente la questione sollevata è molto interessante e sicuramente ne faremo, diciamo così, tesoro e ci ragioneremo bene. Per quello che riguarda appunto i confini, sicuramente Gödel è un altro riferimento interessante e ribadisco appunto di magari vi metteremo da qualche parte un link. Vi metteremo un link ai due articoli di Cellucci che parlano di questa cosa, ovviamente magari cercano di arricchirla anche con chi dice cose differenti. Sì, se posso solo aggiungere riguardo all'isomorfismo, nel libro di Marie Hess dell'80, Modelli e analogie nelle scienze, nella scienza, parla diverse volte di isomorfismo. Io adesso non mi addentro perché se cominciamo a parlare di filosofia, a parte che è un gioco al massacro per me, perché, come dire, però sì, cioè, non è semplice la cosa. Trattando di filosofia della scienza, questa cosa dell'isomorfismo esce chiaramente. Quindi per approfondire vi rimando al libro, che è un libricino anche piccolino, è ottimo da leggere, di Marie Hess. Modelli e analogie nella scienza. Magari facciamo una bibliografia di questa roba. Mm-hmm. E la condividiamo. E sarebbe interessante analizzare le immagini realizzate all'interno della capsula lanciata uno spazio anni fa. Sicuramente, domanda che avevo un po' tralasciato. Tra l'altro, uno dei miei pallini è sempre stato quello del pesce di Babele, nel senso di capire come instaurare una potenziale comunicazione con un con alieni che abbiano avuto uno sviluppo biologico completamente diverso e chiaramente qui si, come dire, un riferimento e un libro da leggere è quello Storia della tua vita, dove nel racconto proprio Storia della tua vita Ted Chiang narra di questo incontro con questa specie aliena che si basa proprio su presupposti di percezione, biologia completamente diverso che portano a considerare come punti di partenza cose completamente opposte rispetto
alle nostre, proprio per quello che riguarda sia la matematica, sia la percezione del tempo, sia appunto la scrittura. E anzi, in realtà la scrittura non è così lontana da quello che è invece la nostra scrittura. Tanto che appunto diventa il punto di contatto. Tra le due... Il libro è molto, è 20.000 volte meglio del film, per chi l'avesse visto. È proprio un libro memorabile, quello che vi consiglio anche di leggere. Molto. Vabbè, quindi praticamente adesso faremo una bibliografia e ve la mettiamo e approfondiremo sicuramente tutte le domande sollevate, magari non in questo contesto, magari ci scriveremo qualcosa, magari adesso siamo quasi arrivati alla fine della serie di Babele, insomma abbiamo superato la metà e quindi insomma c'è ancora poco spazio e avremo modo di approfondire alcune questioni in come dire, in altri contesti. Intanto grazie a tutti per le domande, sono le 7:30. Se scusa, avete Luciano, altri... sono Massimo, una persona che ha fatto la domanda sulle immagini lanciate nello spazio. Volevo giusto fare una riflessione. Intanto ti mando il link in cui si trovano pubblicate tutte queste immagini. E la riflessione nasceva dalla constatazione di come le persone, diciamo, che non hanno avuto modo di essere dei nativi digitali, come è capitato per me, hanno difficoltà nell'approcciare le interfacce nell'uso del computer, quanto invece trovano invece naturale il touchscreen del loro smartphone. Per esempio, le persone anziane, oltre 60enni o 70enni, trovano molto più intuitivo l'uso dello smartphone di quanto potrebbe essere il sistema operativo di un Mac, proprio perché le analogie e le metafore sono troppo complesse per loro e sono troppo distanti. Allora mi chiedevo, quando sono state concepite queste 116 immagini da lanciare nel Voyager 1 e 2 negli anni 70, quale logica ha portato alla la realizzazione di queste immagini, visto che la gran parte sono tutte immagini fotografiche che danno per scontato che appunto, la persona abbia avuto un'evoluzione, diciamo l'essere a cui sono state destinate, hanno avuto un'evoluzione biologica simile alla nostra, in modo tale da poter essere dotate di occhi, avere nella loro esperienza passata, che so, la visione prospettica, sapere che cos'è stata la fotografia, riconoscere dei soggetti all'interno di una fotografia, cose che noi abbiamo dato per scontato, ma sicuramente non saranno così. Profondamente, profondamente ingenue tutte queste cose. Sì. Infatti. C'è una grande ingenuità. Cioè, diciamo così che una riflessione molto interessante l'aveva portata questo semiotico americano Sibok, qualcosa di simile, sulla questione del fatto che si dovesse comunicare a delle persone la radioattività di un sito, persone che sarebbero vissute fino a 10.000 anni dopo. E questo rendeva praticamente impossibile che qualsiasi sistema codificato continuasse a valere. E quindi era praticamente comunicare con persone che vivono, che vivranno tra 10.000 anni, è come comunicare con degli alieni praticamente. Non mi ricordo più come va a finire la storia, però perché fondamentalmente mi ricordo che una delle ipotesi era addirittura creare una religione, una forma, diciamo di così, di natura religiosa che vietasse, come dire, con delle forme di tabù, l'accesso a queste aree contaminate con le scorie radioattive, però oggettivamente non mi ricordo qual è la conclusione. Però sicuramente tutta questa serie di cose presuppone
una forte ingenuità, tanto che in genere quasi, ecco, un buon libro di fantascienza si misura molto spesso sulla qualità con cui viene descritta l'alienità degli alieni, se sono sufficientemente alieni e quindi sufficientemente incomprensibili o distanti dagli esseri umani, non so come dire. E su quello, secondo me, è un'ottima misura della fantascienza. Infatti Ted Chiang appunto ha costruito degli alieni molto interessanti, ma ci sono tantissimi altri casi che... Volevo solo aggiungere che queste foto, queste immagini sono state mandate, più o meno sappiamo che chiunque non abbia un sistema percettivo e cognitivo di un essere umano non riuscirà mai a comprendere. Però d'altronde come si può fare? Cioè, allo stato attuale in cui erano, cosa avrebbe, l'alternativa era non mandare niente, insomma. No, in realtà delle cose che hanno, cioè, secondo me interessante il fatto che le abbiano mandate comunque, che magari uno possa, però invece interessante sono quelle in cui si cercava di, l'immagine è quella più famosa, che non è tra queste, mi sa, è quella in cui si cercava di sintetizzare il, ecco, forse questa qui è abbastanza interessante, ce n'era un'altra in cui si cercava di sintetizzare il sistema binario, il DNA umano, quindi con le quattro basi. Quella era, secondo me, aveva, diciamo così, un tentativo di generalità un pochino più alto, però effettivamente cosa fai? Insomma, è chiaro che nel senso, è difficilissimo immaginarsi una roba simile. E quindi io, uno dei temi di uno dei miei pesci d'aprile era stato nel 2014 avevo creato questa, avevo finto che in questo istituto in cui lavoravo si stesse fondando un centro di ricerca deputato proprio alla comunicazione con gli alieni, e la cosa aveva riscosso particolare interesse e successo, perché in effetti è un tema. Vedete, se dovessimo incontrarli, che protocollo dovremmo adottare per provare a innescare una comunicazione? Quali sono i criteri su cui potremmo basarci per provare a comunicare? Non è un dettaglio irrilevante. C'è il film Contact su questo tema. Guarderemo. C'è anche una vecchia serie, Spazio 1999, di chi ha un po' di anni come me, in cui venivano un po' affrontati tutti questi temi, anche la teoria della relatività di Einstein, con diverse, diciamo, divagazioni sul tema, sul conflitto tra spazio e tempo, la relatività del tempo e dello spazio. E lì si ipotizzavano anche dei sistemi diversi di comunicazione con gli alieni, che è un po' anche quello che oggi ho sentito si sta facendo riguardo il coronavirus. Si sta cercando di approcciare lo studio del virus attraverso diverse altre modalità. Adesso hanno praticamente ricavato attraverso un sistema di intelligenza artificiale una musica che viene generata dalla struttura del virus, per approcciare il virus sotto un altro, attraverso un'altra modalità. A proposito di analogia, molto interessante, molto interessante. Molto interessante. E magari, appunto, se può mettere poi magari il link nella... Sì, certo. Vedremo la bibliografia, se mette anche dei riferimenti a questa cosa. Bene. Direi che abbiamo fatto le 7:42.
Siccome 42 è un numero importante in fantascienza, visto che questa sera finisce così, direi di chiudere. Sì, abbiamo fatto dei bei discorsi, possiamo chiudere qui. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Buona serata. E complimenti. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, alla prossima.